Eccoci, grazie, pace e buonasera a tutti. Oh, stasera volevo parlare della triste sconfitta della nostra pugilatrice italiana alle Olimpiadi, ma mi sono reso conto che non ho abbastanza dati di fatto per commentare e quindi non lo faccio. Semplice. Non mi piace riportare quello che ho sentito dire, per cui siccome non ho abbastanza dati di fatto, l'apertura delle Olimpiadi l'ho vista con i miei occhi, quindi non avevo bisogno di prove o niente, ma qui non lo so, non so come funziona. Quello che posso dire, e questo lo posso dire, è che se i tuoi cromosomi sono X e Y, sei un maschio. Non mi interessa se ti metti il trucco sculetti o ti metti un reggiseno, sei un maschio, punto. Come si dice in inglese, if it's got four legs, it barks, and it wags its tail, it's a dog. Se ha quattro zampe, abbaia e scodinzola, è un cane. Oh, indipendentemente da cosa pensano i wokisti del momento, perdonatemi se non la pensate come me, ma quando vedo atleti chiaramente maschi che decidono di identificarsi come femmine, e ripeto, non sto parlando del pugile algerino, anche se ovviamente ho la mia opinione, ma non posso dirlo perché non lo so, non ho i dati di fatto, quindi ma ho la mia opinione. Qualche volta quando vedo cose del genere, nella mia umanità preferirei che non ci fosse la grazia, e che un bel pugile italiano con la barba e i muscoli eccetera si identificasse come donna, entrasse nel ring e facesse giustizia. Quanta strada ho ancora da fare, eh? Eh sì. In parte questo è proprio il tema di stasera, del tema del video di stasera, per cui è per quello che pensavo di non parlarne neanche, ma ho iniziato così per poter aprire la porta al video di questa sera. Il fatto che io mi rendo conto che in situazioni del genere la mia grazia per gli altri non esiste. Cioè non esiste, esiste, però arrivo a un certo momento che vorrei la retribuzione. Quindi Babbo Mario ha ancora un sacco di strada da fare. Partiamo con il titolo di questo messaggio, video di stasera, è I primi saranno gli ultimi. Cosa voleva dire Gesù? Marco capitolo 10. Partendo dal versetto 18, vediamo il contesto della famosa storia del giovane ricco. E dice, ora mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e inginocchiatosi davanti a lui gli chiese, maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse, buono? Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. E qui ragazzi, c'è mezz'ora da spiegare, ma chiaramente Gesù dice, scordati di poter essere buono, scordati di poterti santificare, scordati di poterti migliorare, scordatelo perché ce n'è uno solo che è buono e quello è Dio, fra parentesi io. Versetto 19, tu conosci i comandamenti, tu conosci i comandamenti, perché? Perché adesso ti spiego. Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Ed egli in Matteo aggiunge, Matteo 20, dice, scusa, questo è vero. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. Oh, questo non è un comandamento. Il che va a dimostrare
che la Torah, la legge, non sono solo i 10 comandamenti, ma sono tutti i 613 comandamenti contenuti nel Deuteronomio, nel Levitico, eccetera, eccetera, eccetera. Tant'è vero che questo ama il tuo prossimo come te stesso è in Levitico 19:18, il comandamento è ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi vedi che non, la gente che ti dice no, perché Gesù è la fine della legge cerimoniale, ma non quella morale. No, no, perché la legge Gesù la scarica dal Levitico all'Esodo, dai 10 comandamenti ai 613 contenuti nel Levitico. Quindi vabbè, andiamo avanti. Ed egli rispondendo gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia fanciullezza. Vi rendete conto? Questo, ragazzi, mica no, mica no. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa, non ha mai detto una bugia, non frodare, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. Poi, le ho sempre fatte da quando ero un ragazzino. Allora Gesù, fissandolo nel volto, nota bene, lo amò. Perché l'amore di Dio non è condizionato a quello che fai tu. Non è condizionato alla tua religiosità, non è condizionato alla tua ipocrisia, non è condizionato al fatto che ti stai vantando, perché praticamente l'ho sempre fatto questo, no? Non è condizionato, è condizionato a Lui. L'amore, Dio ti ama non perché tu sei bravo, ma perché Lui è buono, perché Lui è amore. L'amò e gli disse: una cosa ti manca. Sì, perché nel religionismo, fra l'altro, volevo dirvi che immediatamente Gesù gli risponde: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E questa è la chiave di tutto. Cosa devo fare? Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È per quello che Gesù si immette in questo discorso circa la legge. Perché il giovane ricco gli chiede cosa devo fare e Gesù capisce che questo qui è un ebreo legalista. Quindi va avanti e dice: una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Oh, prendi la tua croce, ve l'ho detto tantissime volte, non vuol dire muori a te stesso, no. Vuol dire seguimi al Calvario, seguimi dove sto andando al Calvario, perché l'unico modo per poter ereditare la vita eterna è quello di diventare un mio figlio, morendo e risorgendo con me e in me. Quindi prendi la tua croce e seguimi. Vuol dire muori e rinasci, la nuova nascita. Ma egli, rattristandosi per quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Non aveva la forza di fare che cosa? Rinquadriamo un attimino nel tema che voglio fare stasera, con la grazia. Aveva tante opere, lui faceva tante cose e non poteva considerare la grazia di dire: do via tutto e mi fido di te. Questa è la grazia. La grazia è non tutto quello che io posso fare, tutto quello, le opere buone, la santificazione, la consacrazione, tutto quello lo metto via e mi fido di te e seguo te. Quindi, da quel punto di vista, allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. Nuovamente, ricchezza, non necessariamente ricchezza bene, perché qui sì, indubbiamente parla di quello, ma nel contesto parla di opere, perché sta parlando cosa devo fare, ok? Che tipo di, che lista di cose mi dici da fare perché io possa guadagnare la vita eterna? Quindi sta parlando di opere, e Gesù gli risponde: confidare con coloro che confidano nelle ricchezze è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E qui è la famosa porta stretta e porta larga, è lo stesso discorso. Ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra di loro: chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E qui nuovamente sta puntando? Sta puntando al fatto che voi è impossibile per voi essere buoni, ma con Dio è possibile. Attraverso la sostituzione, la mia sostituzione, morte e risurrezione, la sostituzione, voi diventate buoni, ricevete la giustizia mia, la ricevete voi, perché con Dio è possibile, con voi non è possibile, non lo potete fare, è impossibile, ma con Dio è possibile.
E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Guarda che bravi che siamo. Guarda, Signore, ma non abbiamo profetizzato nel tuo nome, abbiamo scacciato demoni nel tuo nome, abbiamo fatto tante opere potenti nel tuo nome. E qui Pietro è lo stesso, perché siamo tutti uguali, siamo tutti una manica di disgraziati, dal primo all'ultimo, da Davide a Mosè, a Noè, ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Pietro, a Tommaso, siamo tutti una manica di disgraziati, tutti, dal primo all'ultimo. Soltanto la grazia che ci aiuta a rincanalarci in questa cosa meravigliosa che si chiama lo Spirito Santo e in qualche modo essere cambiati dal dentro al fuori. E Pietro, allora Gesù rispondendo disse, eccetera, 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 va a finire che dice: ma molti primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi, ok? E questo è il tema del video di questa sera. Il mantra del religionismo è: adesso che sei un cristiano, è tuo dovere consacrarti e santificarti sotto tutti gli aspetti, giusto? Perché fino a che non eri cristiano potevi fare quello che volevi, ma adesso che sei cristiano, no, non puoi più. Vedete che la follia di un ragionamento simile vuol dire che il Vangelo ha perso la sua potenza, perché prima di ricevere la buona notizia potevo fare quello che volevo e Dio mi perdonava. Appena ricevuto la buona notizia non posso fare quello che voglio, perché sennò Dio mi bastona e mi manda all'inferno. Vedete che follia? No. Marchio, ma ancora parli con i religionisti? Ma non puoi parlare d'altro? Non potresti dirci piuttosto come fare a prosperare, a migliorare, a maturare? Controllate le scritture e vedrete che la maggior parte delle dichiarazioni severe fatte da Gesù, dure fatte da Gesù, erano indirizzate a chi? Ai farisei, ai sadducei, scribi e sacerdoti, i religionisti di quel tempo. Perché? Perché la capoccia dell'uomo è dura, non so se l'avete notato, e per cercare di fargli cambiare idea ci vuole ripetizione, 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 ripetizione. Non devo io, Babbo Mario, non devo predicare mille cose diverse per far capire la salvezza. Devo parlare della grazia in mille modi diversi. E forse un giorno ci riuscirò a far capire la salvezza. Cerco con tutte le mie forze di non dirvi cosa fare, proprio come Gesù, ma dirvi cosa credere. Cosa devo fare è il grido del giovane ricco, è il grido della maggior parte dei cristiani: dimmi come devo comportarmi, fammi una lista, dammi qualcosa da fare, non mi dire devo solo credere, dimmi cosa devo fare. Ed ecco perché ci sono tutti quei libri che dicono sette passi per arrivare alla prosperità, cinque modi come essere guarito, 17 vie per la profezia, come fare. Andate a vedere nelle librerie, vedete, la maggior parte dei titoli si traduce in come poter fare qualcosa. Ed è quello che il giovane ricco ha chiesto a Gesù: cosa devo fare? E Gesù gli ha detto: no, non devi fare niente, devi seguirmi, devi prendere la tua croce e seguirmi. E quello che è impossibile per te lo fa Dio, ti rende buono e ti dà la vita eterna. Io cercherò di non dirvi mai cosa fare. Continuerò con tutte le mie forze e finché il Signore mi permetterà a dirvi non cosa dovete fare, ma a dirvi cosa ha fatto Gesù. Non cosa dovete fare voi, ma a dirvi cosa ha fatto Gesù. Ancora e ancora e ancora e ancora. Continuerò per il resto della mia vita a dirvi che i peccati che voi non riuscite a dimenticare, Dio non se li ricorda più. Che nulla e nessuno potrà mai separarvi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Che Gesù ha dichiarato che tutto è compiuto, che ci ha promesso che non perderà uno di noi e che ci ha assicurato che nulla e nessuno potrà mai rapirci dalla sua mano. Questo è quanto mi impegno a ripetere ogni momento della mia vita a più persone possibile, più spesso che posso. Non è il mio fare che conta, ma il suo fatto. Perché il concetto dell'accumulo di bollini regalo per l'acquisto della santificazione è sbagliato, non biblico
è pericoloso, molto pericoloso. Tutti i naufragi, la maggior parte dei naufragi di cristiani nella loro vita spirituale sono dovuti proprio a una chiesa, non tutte, non fraintendetemi, ci sono delle chiese bellissime, dei pastori meravigliosi, sto parlando della chiesa in generale, a partire da quella cattolica, a quella evangelica, a quella eccetera eccetera eccetera, che ti danno una lista di cose da fare per poterti santificare. Devi fare di più, devi credere di più, devi dare di più, devi partecipare di più, devi essere più buono, devi essere più fedele, devi servire di più in comunità, devi fare. Sempre. E ve l'ho detto un centinaio di volte, quando sentite un messaggio che dice devi fare, andate a fare un giro. Non dateli retta, non ascoltateli, perché non c'è la stessa cosa che Gesù, quando questo gli ha detto, maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E lui ha detto niente, non puoi ereditare la vita eterna, perché non puoi, quello che è possibile, quello che è impossibile con te è solo possibile con Dio. E come la puoi ereditare? Prendi la tua croce e seguimi sul Calvario, muori e rinasci con me. E allora erediterai la vita eterna. Ma visto che gli aveva chiesto cosa devo fare, Gesù dice, ok, vuoi fare qualcosa? Obbedisci i comandamenti, tanto è facile, 613, cosa ci vuole, no? E tanti cristiani pensano che la grazia non abbia funzionato se c'è assenza di miglioramento. Se non c'è miglioramento, io devo vederti migliorare per poter vedere se la grazia ha funzionato nella tua vita. È vero o no? Dicono cose come Pasquale è ancora nella carne. E Pasquale, perdonami, io prendo sempre il tuo nome, mi piace il nome Pasquale. Pasquale è sempre nella carne, è ancora nella carne. Maria non è cambiata. Salvatore non è ancora maturo come dovrebbe essere dopo tutti questi anni. La frase che sento ripetere continuamente è il tale o tal altro non è un vero cristiano perché non produce frutti. Vero o no? È vero sì. E anche se c'è senz'altro una dose di verità in questa dichiarazione, perché c'è anche quando Gesù racconta la storia della parabola, che dice sì, l'agricoltore che dice al padrone, cioè questo, il padrone gli dice togli quest'albero perché non porta frutti e occupa terreno per niente, e lui gli dice beh, dammi ancora un momentino, dammi un po' di tempo, vediamo se riesco a farlo produrre. Qui c'è indubbiamente c'è il fatto che prima o poi qualche fruttino, non mi devi fare un ananas grossa così, ma un'ananasina piccolina così ogni tanto la dovresti fare. Ma comunque c'è una dose di verità. Comunque io sono convinto che il terreno fertile che il credente deve usare perché i frutti dello Spirito possano manifestarsi non è quello della forza di volontà, dell'impegno e della stretta dei denti, ma probabilmente proprio l'opposto. Statemi a sentire. Beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Matteo 5,3. Quando io sono debole, allora sono forte. 2 Corinzi 12,10. Per il resto attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Efesini 6,10. O forse, solo forse, la vera maturità si ottiene non quando ci accorgiamo di aver raggiunto un certo livello di miglioramento nella nostra condotta, una certa quantità di frutti nella nostra vita, ma forse, solo forse, quando ci rendiamo conto che a parte qualsiasi grado di santificazione siamo riusciti a raggiungere, a parte qualsiasi ammontare di consacrazione che siamo riusciti a ottenere, a parte qualsiasi stadio di miglioramento che siamo riusciti a produrre, non siamo altro che poveri disgraziati, miserabili, ciechi e nudi, senza la sua grazia. E quella realizzazione, forse, solo forse, in sé e per sé,
Per me è il vero segno di maturità. Gli ultimi saranno i primi. Pensateci, forse cerchiamo Dio nei posti, in tutti i posti sbagliati. Lo cerchiamo nella prosperità, lo cerchiamo nella guarigione, lo cerchiamo nella realizzazione, lo cerchiamo nella conoscenza delle scritture, lo cerchiamo nel nostro cambiamento da cattivi a buoni, lo cerchiamo nel bianco splendente della nostra condotta, lo cerchiamo nei risultati, lo cerchiamo nella vetta, sulla vetta della montagna. Mentre lui si posiziona nella valle delle nostre difficoltà, delle nostre debolezze, dei nostri fallimenti. Io predicai tanti anni fa un messaggio, il Dio delle valli, quando i nemici di Israele li attaccarono e dissero al re nemico, gli ebrei adorano un dio della vetta, ma attacchiamoli nelle valli e vediamo se loro riescono a resistere, perché è facile cercare Dio sulla vetta, è facile cercare Dio quando le cose vanno bene. E Paolo stesso lo dice: siete più di conquistatori quando le cose che dovrebbero andare bene non vanno bene, eppure continuate a credere in Dio, siete più di conquistatori, ipernicao. Anche lì c'è un altro ipernicao, più che conquistatori. Perché? Perché è facile quando le cose vanno bene cercare Dio, e lo cerchiamo sempre nella prosperità, lo cerchiamo nella guarigione, lo cerchiamo nel successo, lo cerchiamo nel sorriso, lo cerchiamo nella... Mentre lui spesso e volentieri si fa trovare nella debolezza, nel fallimento, è lì dove lui si posiziona, nella valle delle nostre difficoltà. È lì, io credo, che troveremo la sua presenza più forte e più manifesta che mai. Ed è da lì che riusciamo a ricevere la risposta alle nostre preghiere e il sovvenire ai nostri bisogni. Confessa la parola di Dio, confessa, stringi i denti, credi, confessa la parola di Dio, digiuna, non guardare la televisione, fai 7 giorni senza bere vino, 3 giorni senza mangiare, il digiuno di Daniele, fai qualcosa per meritarti questo Dio del successo. Io però invece penso che, come diceva C.S. Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia, che Dio è più facile trovarlo quando ti accorgi dei tuoi fallimenti, che non nel mezzo dei tuoi successi. Pensaci un attimo. Dov'è il fuoco, il fuoco della tua attenzione quando le cose vanno bene? Su di te. È quello che invece dovrebbe essere su Dio. E quando le cose vanno male, ti sto cercando di spiegare che quello è il punto dove Dio si fa riconoscere. Non ti abbandonerà mai, non ti lascerò mai. Quando mi rendo scusate, voglio leggere Luca 18. Luca 18. Dal 9 al 14, la parabola del fariseo e del pubblicano. Abbiamo appena detto che è da lì, è da quel punto di realizzazione che non ho niente da offrire per le mie preghiere, per la mia fede, per i risultati delle mie preghiere. Statemi a sentire, voi che continuate, insegnaci a pregare, cosa devo fare per pregare, cosa devo fare per ottenere, 3 passi per riuscire, 4 modi per... Statemi a sentire. È dalla posizione dove ti rendi conto che non puoi produrre niente per forzare la mano di Dio. Niente, non puoi produrre niente per forzare la mano di Dio.
puoi soltanto renderti conto della sua incapacità di apportare, di contribuire qualsiasi cosa, la tua impossibilità di contribuire a qualsiasi cosa da quel punto di vista, ed ecco che in quel momento non solo maturi, non solo cresci, non solo migliori, ma Dio interviene. Luca 18, versetto 9. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Poi ragazzi, io digiuno, prego, mi alzo alle 5 di mattina a pregare, mica no. Abbiamo lasciato tutto per te, Signore. Profetizziamo, facciamo opere grandi, facciamo di qui, facciamo di là. Rispondi alla mia preghiera, no? Sentite. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era un fariseo e l'altro pubblicano. Che sarebbe come dire, uno era un religionista e quell'altro era un peccatore. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano». Ma sentite l'arroganza della religione? La sentite l'arroganza di quelli che mi scrivono e dicono che sarà meglio che ti penti perché devi, no, ne è arrivato uno ieri, bisogna ubbidire tutte le beatitudini. E io gli ho detto, amore mio, buona fortuna, che ti dica, ma se riesci, però ricordati che se sbagli devi tagliarti la mano, cavarti gli occhi, l'occhio e dare tutto quello che hai ai poveri. Ah, mi dimenticavo, sì, perfetto, giusto per chiudere. Non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima. Signore, io pago la decima e tu, giusto? Di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, sii placato verso me, peccatore. Vedi, uno aveva tutto quello, uno era il primo e l'altro era l'ultimo. E Gesù cosa dice? Gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. Quando sono debole, allora sono forte. Beati i poveri di spirito. Io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato. E chi si abbassa sarà innalzato. Gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. Quando io mi rendo conto che non è il mio miglioramento che prova la validità della mia salvezza, ma la consapevolezza della mia assoluta inabilità di produrre, causare o mantenere un solo milligrammo di virtù, di merito davanti a Dio, quello in se stesso è un'indicazione di maturità e di miglioramento. Quello, il renderti conto che non puoi apportare niente, il renderti conto che non puoi aggiungere niente, il renderti conto che non puoi contribuire niente, ma che per grazia, unicamente per grazia, solamente per grazia. In quel momento incomincia a maturare, in quel momento incomincia a migliorare. Perché finché pensi di poterlo fare con le tue forze, con la tua abilità, con la tua santificazione, con la tua consacrazione, vi rendete conto che ci sono... lasciamo perdere. Finché pensi di fare quello, no. Paolo, l'apostolo vero, fra parentesi, non falso, che dice imitate me come anch'io imito Cristo, quel Paolo, alla fine della sua carriera, in virgolette, dopo aver stabilito chiese e comunità in tre continenti, dopo aver evangelizzato il mondo conosciuto a quei tempi, scritto più di metà del Nuovo Testamento e aver sacrificato la sua vita per la missione di Cristo, quel Paolo dice: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia,
affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua clemenza, per essere un esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. 1 Timoteo 1, 15-16. Vi rendete conto? Questo è Paolo. Paolo non dice: io sono l'apostolo che ho fondato chiese, ho scacciato i demoni, ho liberato, ho pregato, ho guarito, ho benedetto, sono andato, ho fatto missione, ho pagato la decima. No, dici: io sono il primo dei peccatori, eccolo qua, sono io. Il più grande dei peccatori, io sono il primo. Forse, solo forse, il segno della vera maturità di un cristiano non è migliorare. Ma se quello son 2 anni che dice di essere cristiano e ancora fuma. Perché dov'è che dice che se tu fumi non sei un cristiano? Come ho detto tante volte, probabilmente andrai in paradiso. Se sei un cristiano andrai in paradiso. Prima di me che non fumo, però ci andrai. Se tu ti droghi, nessuno dice che non sei cristiano. Se hai creduto nel nome di Gesù Cristo, sei un cristiano. Probabilmente, ripeto, andrai in paradiso prima di me che non mi drogo. E tante altre cose così, ma non ha niente a che vedere con quello che fai, ha tutto e solo a che vedere con quello che ha fatto Gesù. E finché non ci riusciamo a rendere conto di questo, pensiamo che se manca il miglioramento non c'è la salvezza, che se manca il cambiamento non c'è la salvezza, che se manca la maturità non c'è la salvezza. No, anzi, il momento in cui ti rendi conto che c'è ancora così tanto da cambiare, che c'è ancora così tanto da maturare, che c'è ancora così tanto da migliorare, quello forse è proprio l'unico segno che stai maturando. Più ti rendi conto, abbi pietà di me, e più maturo sei. Quindi, forse il solo segno della vera maturità di un cristiano non è migliorare, ma rendersi conto che abbiamo ancora così tanta strada da fare e fidarsi del suo spirito come guida nel nostro cammino. Preghiamo. Abba, papà, spero, prego, che le mie parole siano state chiare, siano state pure, e siano state efficaci. Ti prego, Spirito Santo, di usarle per aprire ancora di più quella cassaforte che la religione ha chiuso a chiave, del quel cuore che così tanti mi dicono: sto vedendo i tuoi video, sto incominciando a credere, sto incominciando a cambiare idea, ma ho paura. Abba, papà, ti prego, aiuta queste persone a vedere la verità, così che la verità li possa rendere liberi. Amen. Vi benedico nel nome di Gesù. Amen.